È 75 anni che non si tiene in Italia una mostra dedicata a Paolo Veronese, uno dei grandi protagonisti insieme a Tiziano e a Tintoretto della pittura veneziana del Cinquecento e uno dei pittori che ha avuto la forza di attraversare i secoli, influenzando moltissimo l'arte dei secoli successivi fino all'arte moderna e contemporanea. Uno straordinario colorista che Marco Boschini chiamava il tesoriere della pittura. Il perché di una mostra adesso di Paolo Veronese. Paolo Veronese, nella grande triade dei pittori veneziani del Cinquecento, che vengono considerati come i creatori di un nuovo stile che poi, in un certo senso, conquisterà l'Europa, e parliamo di Tiziano, Tintoretto e Paolo Veronese, Paolo Veronese di questo triade è stato un po' dimenticato. Questo ha da fare, in primo luogo, col fatto che non veniva magari preso troppo sul serio, troppo superficiale, troppo solo bello e nient'altro. E noi vogliamo correggere questo malinteso. Ora il Comune di Verona, i Musei Civici, insieme con l'Università di Verona e con la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Verona, Vicenza Rovigo, con l'aiuto di grandi prestatori internazionali, hanno dato vita ad una esposizione monografica di grande rilievo, con un notevole numero di opere, 60 dipinti e 50 disegni, con grandi formati e con la possibilità di illuminare diversi aspetti della vita e della carriera di questo artista che ingiustamente a volte è stato giudicato solo un felice decoratore e che invece aveva una profonda cultura umanistica, una grande affinità con il mondo dell'architettura, un profondo sentire religioso e pur nell'equilibrio e nella serenità del suo temperamento era profondamente immerso nella cultura del suo tempo. Paolo Veronese è il pittore per eccellenza dei grandi formati e solo con la disponibilità di una grande casa, una grande istituzione come il Palazzo di Ganguardi a Verona, siamo in grado a portare in mostra anche i formati grandi, i formati monumentali che finalmente danno veramente anche ragione. Danno ragione a Paolo Veronese, lo mostrano così come deve essere mostrato a un pubblico informato.